cari amici del canale, oggi vi invito a immergervi in una storia che non solo intrigherà la vostra mente, ma vi offrirà anche una preziosa lezione di saggezza. Prima di iniziare, vi chiedo un piccolo favore che potrebbe fare la differenza per il nostro canale e la diffusione di contenuti di qualità. Vi prego di iscrivervi se non lo avete ancora fatto e di lasciare un like se apprezzate il nostro impegno nel portarvi storie che possano ispirare e arricchire la vostra vita. Ogni iscrizione e ogni like non sono solo un gesto di supporto per il nostro canale, ma sono anche la chiave per far sì che storie come quella che sto per narrarvi raggiungano sempre più persone. Con il vostro aiuto, possiamo creare una comunità che cerca non solo intrattenimento, ma anche crescita personale e consapevolezza. Ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci insieme nella storia di Roshi di Ikari, una storia che ci porterà attraverso giardini di ciliegi profumati, melodie di flauto che accarezzano l'anima, e lezioni di vita che potremmo applicare ogni giorno. Siete pronti per questo viaggio? Allora iscrivetevi, lasciate un like, e preparatevi per un'esperienza che spero rimarrà con voi per molto tempo. Buona visione! Nella tranquilla cittadina di Ikari, viveva un uomo di nome Hiroshi. Hiroshi era noto per la sua saggezza e il suo spirito calmo, ma ogni tanto, come tutti gli esseri umani, era afflitto dalla tempesta della rabbia. Un giorno, mentre Hiroshi camminava nei giardini di ciliegi sotto il cielo azzurro, sentì il profumo dolce e delicato dei fiori che danzavano nell'aria. Le petali rosa scendevano leggere come gocce di rugiada, e il loro tocco leggero sulle guance di Hiroshi sembrava carezze di gentilezza. In lontananza, il suono melodioso di un flauto di bambù lo avvolse. Era suonato da una giovane musicista di nome Sakura, i cui dolci accordi facevano danzare nell'aria emozioni di serenità. Hiroshi si fermò ad ascoltare, lasciandosi trasportare dalla melodia che lentamente smorzava la fiamma della sua rabbia. La visione di un piccolo giardino di pietra attirò la sua attenzione. Hiroshi si avvicinò e sentì sotto i piedi nudi la superficie fresca delle pietre levigate. Il tatto fredde e liscio, insieme al suono leggero dei passi, lo ancorò al presente, allontanando la furia che ribolliva dentro di lui. Hiroshi decise di sedersi in un piccolo tea house vicino, guidato dal delicato aroma del tè verde appena preparato. Una giovane donna di nome Yuki gli servì una tazza, e il calore del liquido penetrò nelle sue mani. Assaporando il tè, Hiroshi chiuse gli occhi, concentrandosi sul sapore rinfrescante che si diffondeva lentamente nella sua bocca. Così, tra il profumo dei fiori, la melodia del flauto, la sensazione delle pietre sotto i piedi e il gusto del tè verde, Hiroshi iniziò a intravedere la gestione della rabbia come un'arte sottile, una danza tra i sensi che poteva placare il fuoco interno. Con il passare del tempo, Hiroshi imparò a ritornare a questi momenti sensoriali quando la tempesta della rabbia si faceva sentire. Coltivò la consapevolezza che ogni senso poteva agire come un alleato nella sua ricerca di equilibrio interiore. Così, nella tranquilla cittadina di Ikari, Hiroshi continuò il suo viaggio di gestione della rabbia, cercando ispirazione nei fiori che profumavano l'aria, nella musica che accarezzava le orecchie, nel tatto delle pietre sotto i piedi e nel sapore ristoratore del tè verde. E in ogni esperienza, Hiroshi trovò un modo per coltivare la calma che risiedeva in lui, trasformando la rabbia in una danza serena di sensazioni. Con il passare dei giorni, la pratica di Hiroshi divenne sempre più radicata nella sua vita quotidiana. Ogni esperienza, anche la più banale, si trasformava in un'opportunità per coltivare la calma interiore. Nel giardino di ciliegi, dove le brezze leggere facevano danzare i petali nell'aria, Hiroshi imparò a vedere la fugacità della rabbia come quella dei fiori che sbocciano e poi svaniscono. La musica di Sakura diventò la colonna sonora della sua trasformazione interiore. Le note del flauto di bambù penetravano nei recessi più profondi del suo essere, dissolvendo tensioni invisibili. Con il passare del tempo, Hiroshi divenne un confidente della giovane musicista, e le sue melodie accompagnarono molte delle sue meditazioni. Il giardino di pietra, con il suo terreno solido e invariabile, divenne un rifugio in cui Hiroshi poteva ancorare la sua mente tumultuante. Le pietre, fredde al tatto,
simboleggiavano la stabilità e la forza nascosta sotto la superficie. Hiroshi imparò che la rabbia, come una tempesta sulla superficie di un lago, poteva essere placata quando si trovava la calma al di sotto. Yuki, la giovane donna del Tea House, divenne la custode dei momenti di Hiroshi. Ogni tazza di tè verde preparata da lei era un atto di gentilezza, un gesto che parlava di cura e attenzione. Nel gesto di sorseggiare il tè, Hiroshi riconobbe la bellezza dell'arte di ricevere, permettendo alla gratitudine di fiorire nel suo cuore. Il piccolo Tea House divenne il luogo in cui Hiroshi condivideva le sue riflessioni con chiunque volesse ascoltare. Le persone di Ikari, affascinate dalla trasformazione dell'uomo saggio, cominciarono ad affluire al Tea House. Ognuno trovava in quelle mura la propria lezione, e la piccola comunità iniziò a vivere con una consapevolezza più profonda dei propri stati d'animo. Un giorno, durante una tempesta improvvisa, mentre le nuvole oscuravano il cielo e il tuono ruggiva nell'aria, Hiroshi si ritrovò a camminare sotto la pioggia. La sensazione delle gocce d'acqua che gli sfioravano la pelle e il suono della pioggia che batteva sulle foglie degli alberi divennero un'ulteriore lezione. In quel momento, Hiroshi comprese che la rabbia, come la pioggia, era inevitabile, ma poteva essere accolta e lasciata andare come un ciclo naturale della vita. Così, nella cittadina di Ikari, Hiroshi divenne il custode di una saggezza che superava le parole. Ogni sensazione, ogni esperienza, contribuiva a tessere la trama di una vita vissuta con consapevolezza. La gestione della rabbia divenne un'arte, un cammino in cui i sensi erano guide preziose verso la quiete interiore. E mentre la sua fama si diffuse, la cittadina di Ikari divenne un luogo in cui le persone venivano per imparare l'arte di vivere con serenità in mezzo alle tempeste della vita. Onorevoli ospiti, vi invito a riflettere su questa storia intrisa di saggezza e profondità, un racconto che affronta la tempesta della rabbia e ci insegna l'arte di gestirla come un maestro zen. La storia di Hiroshi di Ikari è più di un semplice racconto, è un invito a esplorare la bellezza della calma interiore in mezzo alle tempeste quotidiane. Immaginatevi nei giardini di ciliegi, dove i fiori danzano nell'aria e il profumo delicato avvolge i vostri sensi. Questo è il primo insegnamento, la fugacità della rabbia, come i petali che sbocciano e poi svaniscono. La rabbia è un'esperienza transitoria, e possiamo imparare a lasciarla andare come si fa con un fiore che si libra via con la brezza. Ascoltate la melodia dolce del flauto di Sakura. Ogni nota è una carezza per l'anima, un richiamo a trovare la serenità nel mezzo del caos. La musica è un potente alleato nella gestione della rabbia. Quando sentite il tumulto interiore, cercate una melodia che vi guidi attraverso le emozioni, permettendo alla calma di emergere. Immaginatevi nel giardino di pietra, piedi nudi sulle pietre fredde e lisce. La stabilità sotto i vostri piedi simboleggia la forza interiore che possediamo. La rabbia può essere placata quando troviamo la calma al di sotto della superficie agitata. Cercate la vostra base, la vostra forza, quando le tempeste si scatenano. Ora, pensate al Tea House di Yuki. Ogni tazza di tè verde è un atto di gentilezza, un gesto che parla di cura e attenzione. La gratitudine è un antidoto potente contro la rabbia. Quando ci concentriamo su ciò che abbiamo anziché su ciò che ci manca, troviamo la pace nel presente. Camminate sotto la pioggia, sentendo le gocce sfiorare la vostra pelle e il suono rinfrescante sulla terra. La rabbia è come la pioggia, inevitabile ma temporanea. Accoglietela e lasciatela andare come parte naturale del vostro percorso di vita. Ogni persona qui presente può applicare questi insegnamenti nella propria vita quotidiana. Trovate la bellezza nei dettagli, nell'esperienza sensoriale di ogni momento. Usate la musica, la natura, il tatto e il gusto come guide per la vostra serenità interiore. Siate come Hiroshi, custodi della vostra saggezza interiore. Condividete queste lezioni con coloro che vi circondano, creando una comunità consapevole e pacifica. La gestione della rabbia è un'arte che possiamo coltivare insieme, contribuendo a costruire un mondo più armonioso. Che ognuno di voi possa trovare la via della calma interiore, trasformando la rabbia in una danza serena di sensazioni,
come fiori che sbocciano nell'aria di Ikari. Cari amici del canale, spero che la storia di Roshi di Ikari abbia toccato le corde più profonde dei vostri cuori, portandovi riflessioni e ispirazione. Prima di concludere, voglio ringraziarvi di cuore per essere stati qui con noi fino alla fine. Se avete apprezzato questa storia, se avete trovato valore nelle lezioni di saggezza che Hiroshi ci ha insegnato, vi chiedo di fare qualcosa di speciale. Iscrivetevi al canale, lasciate un like per mostrare il vostro sostegno, condividete questo video con coloro che pensate possano trarre ispirazione da questa narrazione, e non dimenticate di lasciare un commento con le vostre riflessioni e pensieri. La vostra partecipazione è fondamentale per la crescita del nostro canale e per la diffusione di messaggi positivi e costruttivi. Siamo qui per creare una comunità che condivide non solo storie, ma anche esperienze di crescita personale. In ogni iscrizione, in ogni like, in ogni condivisione e commento, c'è il potenziale per diffondere queste lezioni di saggezza come petali di ciliegio portati dal vento. Siamo una famiglia, e insieme possiamo costruire un luogo virtuale di ispirazione e riflessione. Grazie ancora per essere qui con noi. Iscrivetevi, lasciate un like, condividete e commentate. Siate parte di questa crescita collettiva, come Hiroshi che, con la sua saggezza, ha trasformato la sua cittadina di Ikari. Vi aspetto nel prossimo video, e insieme continueremo questo viaggio di scoperta e apprendimento. A presto!